Buonasera a tutti, benvenuti qui al video diario del sopralluogo di Roma. Sono in compagnia di Diego Catalan e qui davanti della abbiamo scalinata della Trinità. Bene, e poi siamo seduti sulle gradinate della scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna, Roma. Bene, che dire, la cosa più bella di Roma che abbiamo visto è la vetrata del nostro bagno. Vetrata del nostro bagno. Indubbiamente la vetrata della porta del bagno che permette all'ospite vedere ciò che c'è dentro è assolutamente qualcosa di mai visto. In effetti non ci sono le chiavi della porta, proprio perché tu, arrivando davanti alla porta del bagno, vedi che c'è qualcuno seduto sulla tazza e non entri. Assolutamente geniale. Devo ancora provarlo, però bene, testarlo, vedere quanto realmente si vede e quanto... Assolutamente geniale, non ci avevo mai pensato. Per il resto, che dire, abbiamo conosciuto il signor Giancarlo, che ha lavorato per 26 anni alla Camera dei Deputati, con cui ci siamo intrattenuti una ventina di minuti in autobus a parlare del più del meno, e poi ci ha accompagnato a Piazza Navona. Abbiamo saputo tante cose su di lui, su Roma, e abbiamo imparato più da lui in un quarto d'ora che dalle mappe in tutta la giornata. Ci sono dei testimoni di Geova. Diego dice che ci siano dei testimoni di Geova. No, dove? So, no. Intanto hanno acceso le luci in via Condotti. Comincia a scurirsi, però c'è sempre tanta gente. Tanti cinesi. Cosa abbiamo imparato oggi? Che per entrare in Parlamento ci vogliono le conoscenze. Esatto, la cosa più importante che abbiamo imparato oggi è cosa che non pensavamo, che veramente ci ha colpito, è che nella storia di Giancarlo era contenuta una grande cosa che noi non pensavamo, cioè che lui è entrato a lavorare in Parlamento tramite conoscenze. Incredibile, non ci avrei mai pensato, veramente credevo che ci fosse un concorso, tipo pure il direttore delle risorse umane che faceva colloqui, e invece è entrato per conoscenze, cosa che veramente non mi sarei mai aspettato. Sono veramente stupito da questa cosa. Basito quasi, proprio. Veramente, mi cade un mito. Intanto un'ambulanza ammazza gente per riuscire a passare. Ta-ta. 10 punti. Sì, ma non sta correndo, dovrebbe fare una roba per fermare. Quando me dà una che le empieza a ballare. E con questa scena triste chiudo questo video augurandovi una buona serata.